Buonasera a tutti, siete collegati sul Palasport Manlio Benedetti Giudi in occasione delle finali nazionali Under 15 maschile e femminili. Si incontrano per il girone B Humania Reyer Venezia e Elite Basket Roma. Partita interessante come lo sarà quella successiva, in quanto le quattro squadre appartenenti al girone B sono tutte a una vittoria e una sconfitta, quindi saranno fondamentali queste due partite. Il quintetto base, il numero per Venezia, il numero 60 Deste, il numero 59 Gaia Clarizzi. Iniziamo subito con un tiro, numero 76 Rosa Versuno. Difesa subito aggressiva da parte di Roma, buona circolazione da parte sempre dell'Elite Roma. Tentativo di tiro dal numero 15 di Roma, la Carol, è rimessa sempre a favore di Roma. Palla recuperata da parte di Giulia Duzio. Pallone perso, recuperato da parte di Sara Cattoni. E conclusione da sotto da parte di Elite Roma, la numero 21 Camilla Toscani. Due tiri liberi a favore dell'Elite Roma. Assegno il primo tiro libero. Errore secondo, prende rimbalzo la numero 76 Rosa Versuro. Recupero da parte dell'Elite Roma, da parte della giocatrice Rossi. Recupero poi da parte di Venezia e canestro da sotto dal numero 59 Gaia Michela Ruzza, la capitana. Buona penetrazione da parte dell'Elite Roma, rimbalzo del numero 15 che però da sotto sbaglia un layup relativamente facile. Subito il contropiede Venezia, palla fuori, rimessa sempre per Venezia. Buon cambio di lato, tiro da tre punti da parte da noi, con essa parte 1.6 avversura, parte da 3. 5-1 il punteggio a favore di Roma e a favore di Venezia, scusate. Sempre canestro da 3 da parte del numero e rimbalzo in attacco, canestro da 3 dal numero 21 con la Toscani, sempre a Toscani, pallone in mano, 1 contro 1, un altro tiro da parte della Toscani, sempre rimbalzo da parte dell'Inter Roma in attacco, ancora un tiro, questa volta dal numero 0 Sara Toscani, che commette anche fallo. Partita veloce, partita che sta prendendo piede. Gioco L, lavoro numero 60 dentro l'area e subisce fallo da parte della numero, credo 15, non ho visto bene chi ha fatto fallo. Cambio per l'Elite Roma, al posto della Sara Corcolini entra il numero 10. Ok, pallone già lavorato sotto,
sempre per Venezia in attacco. Mancano 3 secondi per concludere la parte di Rayer Venezia. Rimessa laterale. Palla recuperata da parte del numero 17 che si lancia da solo e sbaglia Venezia Cobello e sbaglia da sotto un facile terzo attento. Pallone recuperato poi da Rayer Venezia e rimessa in attacco. Fallo della non penetrazione da parte del numero 76 di Venezia e fallo subito la rosa Versuro che va a lunetta, 2 tiri liberi. Cambio sempre per Venezia, entra al numero 29 la Rigoni ed entra anche per Roma la numero 9 la Calanna, Alessandra Calanna. 2 tiri liberi sempre per la roba Versuro. Sbaglia il primo. Ok, e segna il secondo. Il punteggio è 6-1 per Rayer Venezia. Roma ancora non è riuscita a sbloccarsi il punteggio. Pallone perso a parte dell'Inter Roma, rimessa per Rayer Venezia. Alza la difesa lì in Roma, facendo pressing a tutto campo, cercando in qualche maniera di aumentare il ritmo. Palla persa da parte della Rayer Venezia, con frazione di passi. Palla Elierte Roma. Siamo quasi arrivati a metà del primo quarto. Buona penetrazione, purtroppo con lo sfugge di mano, lo recupera il numero 19 che tiro da due dalla Russo, ma risultato penetrazione sempre da parte numero 76, tiro da sotto è sbagliato, è sempre della rossa Versuro. Fallo Rayer Venezia della numero 59 Aruzza. Minuto di sospensione da parte dell'Inter Roma. Punteggio 6-1 per Venezia, 5-49 alla fine del primo quarto. Rimessa in gioco, si riprende dopo minuti di sospensione, palla all'Inter Roma, palla sempre al numero 19 Russo che è la capitana della squadra. Buona circolazione di palla da parte dell'Inter Roma,
penetrazione da parte al numero 21, la Toscana che però non realizza. Qualche difficoltà a passare la metà campo da parte dell'area Venezia sulla pressione dell'Inter Roma. Tiro da fuori della numero 14. La numero 44, scusate. Gaia Massarotto. Tiro da fuori dal numero 17. Giulio Bello. Sicuramente Roma ha iniziato dopo questo minuto ad aumentare la pressione in difesa, cercando di mettere in difficoltà e cambiando il ritmo alla partita. Fallo subito su tiro della numero 29 Rigoni, due tiri, il primo non va, secondo tiro. E realizza il secondo. Il primo attacco. Okay. Palla persa, passaggio errato, rimessa a fuori della Rea. Anche la Rea ha alzato, non presso il tuo campo, comunque ha alzato la pressione in difesa. I primi risultati si sono visti con subito un pallone recuperato. Buono contropiede. Tiro del numero 74 Spagnoli che non va a canestro. Pallone alla numero 9, penetrazione dentro l'area. Tiro difficile da parte della numero 9 Calanna. Palla recuperata, palla ripersa, palla recuperata. Un po' di confusione in campo, l'agonismo sta salendo, la posta in palio è importante per tutte e due le squadre. Tiro da tre da parte della numero 17. Credo abbiano fischiato un fallo tecnico. Alla panchina di Venezia va in lunetta, quindi alla Toscana, numero 21 Toscani. Qualche chiarimento da parte dell'allenatrice di Venezia, Borsetto Elena, con l'arbitro. E lunetta. Ok, ha sbagliato, tiro libero, la numero 21, rimessa sempre a favore dell'Elite Basket Roma. 4 minuti alla fine del primo quarto, ancora, e finalmente l'Elite Roma riesce a sbloccarsi con un tiro da due da parte della Toscana. Chiusa in angolo, la palla però riesce comunque a mantenere il possesso della palla, rimessa a favore della Reier. 5 secondi alla cadenza dei 24-24, rimessa a parte Reier, 2 secondi, okay, mancavano 2 secondi e fallo da parte dell'Elite Roma. In lunetta la numero 29 Reier. La Rigoni, due tiri liberi. Centra il primo. Secondo tiro libero. Sbaglia il secondo, rimbalzo, impatto di Roma con la Russo.
stinge il contropiede, buon passaggio sotto canestro, rimessa a favore sempre dell'Elite Roma, cambio per l'Elite Roma e cambio per Venezia, entra il numero 0 per l'Elite Roma e la numero 76 per la Reyer Venezia. Versuro e la Torcolini sono entrati. Pallone rimesso dall'Elite Roma, penetrazione dalla parte numero 10, okay. Buon tiro da parte della numero 9 dell'Elite Roma, la Calana, che però non entra. Penetrazione uno contro uno, giocato bene, purtroppo ha sbagliato il tiro, relativamente facile, la rotta, palla in mano al Roma, tiro da fuori dal numero 19 che non ha sortito effetto, però la palla è stata toccata dalla giocatrice della Reyer e la palla è sempre in mano dell'Elite. Ancora cambio, entrano due cambi per Reyer, entra il numero 20 e il numero 50, il numero 50 è l'Arena Pastore. Sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo, rimbalzo da parte del numero 74 della Reyer, partenza in contropiede, controllare, buon passaggio, errore dal numero 70 della Reyer, della Chinello, tiro del Roma sempre dalla numero 21 della Toscana, rimbalzo da parte, tiro da 3 e errore da parte della numero 76 Versuro. Palla 2 che premia la Reyer Venezia. .205 alla fine del primo quarto, punteggio 8-3 a favore della Reyer. In questo momento in attacco, pallone dentro al numero 76, tiro da 3 da parte della 59 della Reyer, sempre la ruzza che però non va a buon fine, permessa da parte dell'Elite che deve assolutamente cercare di fare canestro. 3 punti fino a questo momento sono un po' pochi, anche se la Reyer non ha segnato molti di più. Partita nervosa, partita, buon passaggio, buona penetrazione, peccato, un buonissimo tiro da parte del numero 0 Torcolini, che poi recupera la palla, permessa a favore dell'Elite Roma. Okay. Palla sempre a Torcolini, sempre palla alla Torcolini, tiro da fuori che è errato. Allora, okay. Ancora un errore da parte della Reyer Venezia sul tiro e poi pallone perso da parte della Reyer Venezia. Okay. Cambio per la Reyer Venezia e cambio anche per l'Elite Roma, entra il numero 60 per la Reyer Venezia e entra il numero 8 per l'Elite Roma, il numero 8 è la Ruberta e la numero 60 per quanto riguarda la Reyer, la Deste, che era già entrata. Rimessa da parte dell'Elite Roma, sempre pallone giocato, penetrazione da parte dell'Elite, buon lavoro col piede perno, due tiri da parte della Russo non sono andati a buon fine, contropiede da parte della Reyer, recupero da parte della Toscani e palla è rimessa laterale, anzi da sotto canestro per Reyer Venezia.
pallone al numero 60 che però perde palla, anzi palla a due che premia questa volta Inter Roma, buona difesa, rimessa, cambio per quanto riguarda la Reyer Venezia, entra in campo per la prima volta la Montanari, numero 57 Montanari, rimessa Inter Roma, sempre pallone gestito dalla Toscani, ha gestito molti palloni, buon movimento senza palla, buona difesa ancora, ancora recupero da parte del numero 50 di Venezia, recupero da parte del numero 50 di Venezia, Pastori purtroppo tiro da sotto da parte del Venezia, non è andato a buon fine, palla l'Inter Roma, 12 secondi alla fine primo quarto, pallone in mano alla Toscana, un gioco L, penetrazione e tiro che non è andato a buon fine, però la palla rimane praticamente a... rimane, mancano 11 decimi alla fine del primo quarto, rimessa Inter Roma, molto molto difficile, nel primo quarto si chiude quel punteggio di 8 a 3 per la Venezia, primo quarto molto agonismo, tiro da fuori, percentuali relativamente basse, ma la posta in palio è molto importante per le due squadre e quindi un po' di nervosismo ci può essere, ci vediamo fra qualche minuto. Riprende l'incontro sul punteggio, lo ripeto, 8-3 per Venezia, Rai Venezia in campo con la 69 del Viglio, la numero 59 la Ruzza, la numero 60 Veste, 50 Pastori e la numero 76 per Suro, per Roma la numero 0 Tortolini, la numero 21 Toscani, la numero 10 Rossi, la numero 9 Colanna e la numero 19 Russo, palla a Reyer Venezia, tiro da 3 punti da parte della numero 76, rimbalzo dal numero 60 della destra,
Primo numero, rimessa a favore di Rete Roma, pallone portato su dalla Russa, la capitana russa, penetrazione, pallone di nuovo fuori, tiro da tre da parte della numero 10. Penetrazione al numero 59 che sbaglia, rimbalzo dal numero 60. Quindi prima c'è stato il tiro della Russa, rimbalzo in attacco da parte di destra che resta lo stesso da parte della destra. La destra molto alta. Penetrazione in turno a Corbassia da parte della numero 10 Rossi. Gran canestro. Molto brava a trovare l'equilibrio. Penetrazione al numero 76. Avventura. Un attacco di Roma con il numero 10 che chiama in gioco pick and roll e poi decide di tirare senza la Rossi, senza fare canestro. Passaggio al numero 69 che si butta da sotto, la 69 sbaglia un tiro da sotto, la Desilio, gioco fermo, purtroppo un infortunio che non sembra grave, può darsi una distorsione alla caviglia, anzi si sta, non riesco a vedere bene, ma credo sia un problema alla caviglia destra. La numero 60 d'este esce per infortunio, sì, sicuramente la caviglia destra. Rimessa a favore Rete Roma, okay, riprende il gioco, rimessa, pallone gestito dalla Giulio Bello, pressione da parte di Venezia, difficoltà di passare la palla, penetrazione ancora della numero 19 Russo, taglio lato debole dal numero 45 Salomone, ancora tiro da fuori dal numero 17 Giulio Bello che però non va a buon fine, riparte in attacco Re Venezia, penetrazione dalla parte numero 29, tiro da sotto che sbaglia la rigone, riparte Rete Roma, penetrazione dalla parte dal numero 17 che subisce fallo dalla numero 76 Erzurro, due tiri per la Giulio Bello, primo tiro che non va a buon fine. Secondo tiro e si gioca. Anche il secondo tiro della Giulio Bello non va a buon fine. Lotta però a rimbalzo al numero 45 Salomone che riesce a ottenere una rimessa dal fondo. Palla al numero 45 che tira da... Salomone tira da sotto ma sbagliando, palla alla numero 76 Reia che subisce un fallo prima del tiro, quindi c'è solo rimessa dal fondo da parte Reia.
C'è qualche problema relativo forse al numero di maglia. Cerchiamo di capire. Niente, non è cambiato niente, quindi palla al numero 74, libera da dentro l'area, sbaglia il canestro, lo spagnolo relativamente facile, però ci sta questi livelli, ci sta penetrazione dal numero 17, buon diretto dal numero 29. Zero di Torcolini, non va a buon fine, ancora una penetrazione da parte del numero 59 della Reier, sempre la capitana russa, fallo da parte dell'Inter Roma, due tiri liberi per Reier Venezia, cambio, esce la numero 0 Torcolini e rientra il numero 10 Giulia Rossi. In lunetta per Reier Venezia la russa per due tiri liberi. Sbaglia, primo tiro libero, secondo tiro libero e poi si gioca. Secondo a canestro, rimessa per l'Inter Roma, riparte. Ottimo movimento al numero 19 che però non riesce a gestire il pallone. Pallone perso in attacco da parte della Reier Venezia. E rimessa l'Inter Roma. Cambio sempre per la Reier Venezia. Esce la numero 74 spagnola e rientra la numero 70 Chinello. Elite Roma in attacco, sempre portato dalla numero 19 che è la russo, palla al numero 21 che penetra e subisce fallo dalla Andrea Nunetta con due tiri liberi. Nel frattempo cambio per Venezia, esce il numero 59, esce il numero 69, quindi esce la Desilio e la russa, entrano in campo la numero 44 che è la Massarotto e la numero, se non vado, non vedo meno, ecco la numero 50 che è la Pastore. Intanto Elite Roma e Leonetta con la Toscani segna il primo tiro libero, secondo tiro libero. Sbagliato, rimbalzo in difesa della numero 76 Versuro, passaggio lungo al numero 50 Pastori, palla persa da parte di Venezia della numero 29 Rigoni che stava per recuperare palla in questo momento lì Roma, numero 17 in penetrazione che sbaglia, Giulio Bello sbaglia nel cuore dell'area. Rare in attacco, pallone dentro, di nuovo pallone fuori, tiro dalla media distanza dal numero 44 Massarotta che non è andato a buon fine, pallone dal numero 10 Lito Roma che cerca di penetrare, sono un po' ferme le tiro da tre punti, è sbagliato da parte della Toscani, palla dentro al numero 70 Reier Venezia e poi tiro dal numero 50 da tre, rimbalzo
Allora, prima c'è stato il numero 50, la pastora che ha sbagliato il tiro da 3, si è buttata a rimbalzo sempre per la rail, il numero 70 Chinello, ha recuperato il rimbalzo, subito fallo, rimessa a favore della Reier Venezia, pallone che esce dentro l'area, la numero 76 si butta dentro ma non segna e poi commette fallo. Rimessa per l'Inter Roma. Okay, pallone al numero 45. Numero 45 finito che pallone che segna da 2, il punteggio è Reier 15 e l'Inter Roma 8. Penetrazione, il cuore dell'area, resta il tiro da parte della numero 29 Rigoni, un buon tiro da 2 punti da dentro l'area, penetrazione da parte del numero 17 dell'Elite Roma, Giulio Bello, che però non va a buon fine, si lotta su un pallone vagante, pallone che premia Elite Roma, sempre per l'Elite Roma un cambio, esce dal numero 27 Nonis e rientra dal numero 10 Rossi, anche per un minuto di sospensione. Elite Roma si è un po' sbloccata, sta cercando di recuperare il gap. 8 punti sono un po' pochi, ma però la Reia non è lontanissima nel punteggio. La Reia ha perso per infortunio intanto il numero 60 d'Este, vediamo se potrà o meno rientrare, distorsione alla caviglia, la stanno fasciando. Prende il gioco, pallone in mano all'Elite Roma da parte della Nonis, ancora tentativo di penetrazione da parte del numero, niente, tiro da fuori sempre dalla Nonis, sbagliata, rimessa da parte Reier Venezia, penetrazione, pressione da parte Elite Roma, il numero 50, da tutto il campo in pallone, da sotto, ancora in attacco in questo momento l'Elite Roma, tiro da parte della numero 19, sempre dalla Russia, ribasso da parte del Milano, pallone dentro da parte della infrazione di passi da parte della numero Chinello. Pallone sempre in mano parte dell'Elite Roma, penetrazione da parte della Toscani,
e fallo, due tiri liberi a favore dell'Inter Roma. Cambio per quanto riguarda Venezia, esce la Versuro, esce la Versuro e la Pastore, rientra la numero 69 Dezilio e la numero 57 Montanari. Il gioco un attimo fermo, okay, per asciugare il terreno di gioco. Approfittiamo un attimino per fare il punto della situazione. Sicuramente Reier ha una batteria di lunghe, non è indifferente, questo gioco dentro fuori le sta premiando, invece per quanto l'Elite Roma non ha la stessa fisicità di Venezia, però ha una buona velocità e quindi penetra spesso, cerca il buco per entrare, diciamo la partita è ancora aperta. Comunque due tiri liberi, il primo a segno, il secondo è sbagliato da parte della Toscani, che però ha recuperato il pallone, penetrazione da parte della numero 10, buona finta di tiro e passa e tiro, anche lei, la Rossi, tira e recupera il rimbalzo, pallone che gira per l'inesterne, sta per scadere tempo, tiro della disperazione da parte della numero 10 Rossi, pallone con il possesso Venezia, pressione da parte della Elite Roma, gioca L, lunetta, passaggio dentro con il numero 74 che fa valere il punteggio, sta un pochettino dilatando, 21-9 per quanto riguarda Reier, tiro affrettato da parte della capitana Russo e minuto di sospensione chiamato da Elite Roma. Sicuramente il passare i palloni dentro l'area a lunghe di Venezia non dico che sia determinante, ma quasi riescono a impegnare la difesa romana, che in qualche maniera si deve chiudere per difendere il canestro. Poi spessissime volte questo dentro e fuori dalla lunga, il passaggio torna alle piccole, premia poi o il tiro, la penetrazione da parte delle piccole tra virgolette di Venezia. Punteggio 21-9, diventa sempre più complicato per l'Elite Roma recuperare, però una decina di punti non sono un abisso. Si riprende il gioco, palla Venezia, rimessa a fondo campo, riprende la pressione da parte di Roma, palla alla numero 70 Chinello, pallone che viene portato su dalla numero 69 Dezilio. Con calma se cerca di giocare, gioco alla pick and roll, penetrazione da parte sempre dalla Rigoni, che però sbaglia da sotto, palla quasi recuperata da parte di Venezia, però il pallone è sempre le mani di Roma. Cambio, esce la Rigoni e rientra la Pastori per Venezia, rimessa Elite Roma, kick and roll da parte di Roma, pallone al numero 10 che cerca di penetrare,
si libera con un buonissimo tiro e segno. Ottimo canestro da parte della Rossi, è già la seconda o terza volta che tenta questo tiro e finalmente andato a buon fine. In più va in lunetta per un tiro supplementare. Buon segnale per l'Inter Roma. La Giulia Rossi, che resta importante, porterebbe Roma sotto la soglia di 10 punti di distacco. Sbaglia il tiro, un tiro e si rifugia con la 2, però premia la Reiera Venezia. Cambio per l'Inter Roma, esce la numero 17 Giulio Bello, rientra la Torcolini. Sempre pressione a tutto campo da parte dell'Elite e palla subito recuperata dalla numero 19, il numero 19 è Russo, la capitana, canestro da sotto. Partita che sta alzando di livello, alto pallone recuperato da parte sempre della numero 21, scusate, Toscani, che in penetrazione subisce fallo, Andrea Lunetta, due tiri liberi. Partita che si è riaccesa, è minuto chiamato subito da parte della Borsetta, la coach di Venezia. Riprende il gioco, mette la Toscani, due tiri liberi, sbaglia il primo, secondo tiro libero e poi si gioca, sbaglia anche il secondo, però stava per recuperare il pallone per l'Inter Roma la Rossi, però il pallone che sfugge di mano, rimessa Reiera Venezia. Sempre questa difesa che si è alzata anche la pressione a parte di Roma. Esce fuori bene. Fallo. Fallo per l'Elite, fallo l'Elite Roma, rimessa dal fondo da parte di Reiera Venezia, cambio per l'Elite Roma, esce la numero 19 Russo e rientra il numero 27 Nonis.
invece come dicevo per Venezia. Mancano 8-10 secondi, pallone dentro, raddoppio da parte di Lite Roma, tentativo. Dell'intervallo, punteggio quindi alla fine dei primi due quarti che vede la Real Venezia avanti 23-13, 10 punti da recuperare per il Roma, non sono tanti, qualche segnale c'è stato, vedremo a rientro della squadra di spogliatoi se la Real continuerà a mantenere il vantaggio oppure se Rit Roma riuscirà in qualche maniera a avvicinarsi a dar fastidio alla squadra veneziana. A risentirci. Thank you.
riprendiamo il collegamento dal palazzetto Nanni Benedetti di Marloni a Udine, in campo per l'inizio del terzo quarto Reyer Venezia Elite Basket Roma. Qualche numero, punteggio per ormai Reyer Venezia: Rigoni 4, Pastori 2, la Montanari 3, la Deste 2, Desilio 2, la Spagnoli 2 e la Versuro 8. Per quanto riguarda invece l'Elite Basket Roma, 4 punti per la Rossi, 5 punti per la Nonis, 2 punti per la Russo. Mi mancano 2 punti, ah sì, per la Salomone. Numeri: la Reyer ha tirato col 33% di tiri da 2 e col 20% di tiri da 3. Ha dominato i rimbalzi, invece l'Elite Roma ha un 16% del tiri da 2 e non ha ancora fatto canestro da 3. Ha recuperato più palloni rispetto alla Reyer Venezia. Altri dati interessanti: tiri liberi, anche qui l'Elite è ferma al 21% contro il 50% da parte della Reyer. Rimbalzi difensivi, la Reyer ne ha presi 27 mentre l'Elite ne ha preso 15. Rimbalzi offensivi, qui l'Elite è riuscita a prendere 12 rimbalzi, mentre invece solo 6 da parte lei. Comunque si riprende, 10 punti sono un divario colmabile da parte dell'Elite, quindi Reyer sicuramente starà attenta, l'Elite proverà un po' la volta a recuperare. Buon passaggio, ottimo passaggio del canestro dalla numero 15, il Inter Roma ha fatto Pugliese, pallone in questo momento perso dalla Venezia. Pallone recuperato da Venezia e poi riperso sempre da Venezia. L'ingresso in campo della numero 15 dell'Elite Roma, la Pugliese, ragazza alta, potrà in qualche maniera cambiare anche il modo di giocare del Roma, avendo a questo momento un centro in campo. E per la seconda volta sbaglia purtroppo un tiro da sotto, sempre la Pugliese, però una presenza, cioè fallo da parte dell'Elite Roma, rimessa laterale da parte di Reyer Venezia, sempre buona pressione da parte dell'Elite Roma, uno contro uno e da parte dal Zilio, che subisce fallo e andrà in un'età per 2 tiri liberi. Intanto l'attrice dell'Elite Roma, la Dama di Angela, si fa sentire in panchina nel cercare di spremere le proprie giocatrici. Nel frattempo primo tiro libero è andato
il canestro. Parte, e anche seconda parte dal Giglio, ha rimesso con l'Utrona, divario è tornato ai 10 punti. Palla recuperata da parte dell'avversuro, tiro da sotto, anzi, da parte della numero 69 del Giglio e fallo della numero 60. Desta. Si riprende con la rimessa da parte dell'Inter Roma. La difesa da parte della Fanale, penetrazione da parte, ottima penetrazione da parte di Giulio Bello, un peso che viaggia sempre su distacco tra 8 e 10 punti che l'Areri riesce comunque a gestire bene. Rimbalzo in attacco da parte della Deste e fallo da parte della numero 19 Maria Russo dell'Inter Roma, rimessa in attacco da parte di Venezia, prima però c'è un cambio, rientra la Torcolini al posto della Russo. Pallone che viene gestito dalla Deste, penetrazione da parte del numero 76 e poi sempre la Deste recupera un ottimo rimbalzo in attacco, lotta, pallone che poi per una salva di gambe esce e premia Elite Roma, ancora in attacco l'Inter Roma con la numero 21 che va in penetrazione e subisce fallo da parte della Versuro. Che commette il terzo fallo. Rimessa a parte dell'Icorone, tiro da tre da parte della numero 17. Giulio Bello, rimbalzo da parte Reiere Venezia che riparte in attacco. Cercherà buona circolazione di passo, uno contro uno penetrare. Tiro al numero 59. Russo, secondo Russo, tiro da 3. Riporta Reiere Venezia più 11. Tiro da parte. La parte della, sempre dalla numero della Toscani e a rimbalzo della Versuro. Penetrazione da parte della numero 57 Montanari che finisce a fallo e andrà in lunetta per due tiri liberi. Cambio, esce la Versuro e rientra la numero 29 Rigoni. Abbassa un attimo il quintetto della Reiere Venezia. Primo tiro libero che non va a bersaglio. Secondo libero si gioca. Anche secondo non va a bersaglio, però il pallone cade in mano alla Rigoni, la quale tenta di penetrare e subisce fallo che la porterà in lunetta perché l'Inter Roma ha già esaurito il bonus. Cambio sempre per l'Inter Roma, esce la Toscani e rientra
la numero 45, se non ho visto male, sì, la numero 45, la Salomone, in lunetta la Rigoni per due tiri liberi. Segna il primo. Sbaglio il secondo, si porta a rimbalzo. Il punteggio sta di nuovo dilatando a favore della Reyer, dopo che Ritrummer è arrivata a un meno 8. In questo momento la Reyer riprende la ripresa delle radio dell'incontro, domina a rimbalzo tra Desilio e poi lancia in contropiede con la numero 21 che sbaglia un facile canestro da sotto. È stata fortunata la Rigoni, comunque rimbalzo e palla in attacco da parte di Trono. Manca qualche secondo, devono tirare, lì devono tirare, tiro della numero 10 della Rossi e ancora rimbalzo da Desilio. In questo momento penetrazione da parte della Reyer con la sotto, un resto sfortunato da parte della Giulia Bello. Tentativo di uno contro uno, di una penetrazione da parte di D'Azilio, che però commette infrazione di passi. Minuto di sospensione. Mancano 5 minuti, un po' meno di 5 minuti alla fine del terzo quarto. 31 per Reyer, 17 per Elite Roma. Comunque mancano ancora circa 15 minuti, c'è tempo per Elite recuperare, c'è tempo per Roma, per Venezia, oltre che gestire e incrementare il punteggio. Per il momento un punteggio meritato. Venezia ha giocato forse una migliore pallacanestro. Vediamo dopo questo minuto se coach Adamoli è riuscita a trovare la chiave di volta per riavvicinarsi alla propria squadra prima dell'intervallo, e vediamo se Venezia, la Real Venezia, riuscirà a mantenere questo vantaggio. Tentativo di tiro da parte della Rossi da tre, nota buon fine, contropiede da parte della Real Venezia, ma con nota buon fine, palla recuperata da parte di Roma che riparte in attacco. Qualche difficoltà da parte della Pugliese, però recupero buon rimbalzo, peccato perché adesso perde palla, contropiede da parte della Versuro che sbaglia, toglie sotto, riparte Elite Roma. Una cosa recuperata da parte della
Era Venezia con la Montanari, rimessa per il Roma. Si riprende a giocare, rimessa per Elite, sempre pick and roll, pick and roll, tiro sempre dalla nuova 10 Rossi, il valico, però Elite Roma prende il rimbalzo e segna da sotto. 3 minuti la fine del terzo quarto, sulla pressione da parte della Rossi, fallo della stessa che manderà in lunetta alla Real Venezia. Uscita intanto la numero 57, la Montanari, due tiri liberi per la Rigoni, assegno il primo. Mano di Roma che deve cercare assolutamente di accorciare distanze per rientrare definitivamente in partita. Ottimo passaggio, però pallone perso. Fallo da parte della numero 29 della Real Venezia, la Rigoni, che manda in lunetta la Salomona per due tiri liberi. Cambio da parte di Venezia, rientra il numero 57 e rientra il numero 44, quindi rientra la 57 che è la Montanari e la numero 44 che è la Massarotto. Primo tiro libero che non va a segno. Poca. Pallone che è stato recuperato da Rita Roma, in attacco, palla alla numero 45 da Salomone che però non segna. Pallone perso da parte del Venezia, rimessa a parte l'Ita Roma, 2 minuti e 40 alla fine del terzo quarto. Pallone recuperato al numero 3. Tiro da parte della Rossi, contropiede da parte di Venezia. Pallone dentro, dalla destra che tira da sotto, che però non segna, purtroppo pallone da Lita Roma. Partenza con effrazione di passi, purtroppo uno scontro fortuito. Numero, credo la Giulio Bello è caduto prendendo, no, si rialza, la botta c'è stata però si è subito rialzata ed è in grado di giocare, deve per forza di cose uscire, ma però è in piedi, quindi nessun problema. Rientra al suo posto la Maria Russa, rimessa per il Venezia.
costruire con Scarri che è andato a buon fine, pallone perso da parte della Reia. Le due squadre sembrano stanche, il ritmo si è abbassato. Ancora un minuto, poi si è ritratto a riposo. Un'altra da sotto con il numero 35 Salomone, che fa sentire i propri centimetri. Penetrazione dal numero 57 con canestro da parte della Montanara. Pallone difficile da gestire da parte della Pugliese. La palla a due premia in questo momento Reia da Messi. Penetrazione al numero 59 La Ruzza, palla recuperata da parte di Roma, portata su in attacco da parte della Russa. Pallone dentro alla ottimo passaggio da parte della Rossi, però non è stata concretizzata, recupera poi la palla dalla Russa e tiro da tre punti del numero Isacchini. Rimbalzo, la palla recuperata da parte del Venezia, ottimo movimento da parte della Venezia. Pallone giocato ancora fuori e Paparecchio però perde palla. Cambio per Venezia, esce la Ruzza e rientra a Gastaldi, anzi entra a Gastaldi. Rimessa di Roma, mancano 6 secondi, vediamo, sembra che la decisione voglia. Pallone recuperato da Vanessa sul tentativo di penetrazione di tiro dentro l'area della Russia. Si chiude il terzo quarto, punteggio di 35 Reia, 21 Lito Roma. A risentirci tra un paio di minuti. Riprende la gara, ultimi 10 minuti, Reia
al momento saldamente al comando, punteggio 35 a 21. Vediamo ora Vito Roma che cosa potrà fare per cercare di recuperare questo divario. Vediamo anche la Re come riuscirà a gestire in questi ultimi 10 minuti il vantaggio accumulato. Palla quasi rubata da parte della Re Venezia, rimessa lì per Roma. Tentativo di tiro da parte di Giulia Rossi, vai a prendere in basso, riparte in attacco, tentativo di penetrazione, fallo da parte della numero 45 Lucia Salomone, rimessa dal fondo Reyer Venezia. Pallone gettato dentro subito alla destra, rimessa dal fondo per Reyer Venezia, pallone fuori dalla lunetta, penetrazione, tiro da parte della numero 57 Montanari, pallone e rimbalzo preso dalla giudizia Reyer d'Este. L'Itroma si rifugia in palla 2 e viene premiata con la rimessa. L'Itroma in attacco. Penetrazione da parte di Camilla Toscani che si procura due tiri liberi su tentativo di tiro. Cambio per Venezia, rientra la Versuro e la Spagnoli. Rialza il quintetto Venezia, assegno il primo tiro libero, assegno anche il secondo tiro libero, un attacco Reyer Venezia, penetrazione, pallone dentro alla Spagnoli con palla recuperata poi da Elite Roma, il palleggio la Giulia Rossi, penetrazione da parte della Toscani, buona iniziativa, canestro e poi andrà anche in lunetta con un tiro libero. Nel frattempo Reyer Venezia cambia e fa uscire la Rigoni, rientra in campo la Ruzza. La Toscana per un tiro libero, mette a segno anche questo tiro libero, l'Elite si è riavvicinata, tiro da due con il numero 50 Pastori, numero 11 per l'Elite. Ancora da parte della Televisa che però non va a buon fine, contropiede da parte della Reyer Venezia con conclusione da sotto dalla parte della Versura che però viene
fermata fallosamente e andrà in lunetta per due tiri liberi. Non va a segno il primo, secondo tiro libero. A segno da parte della Versina. Riparte l'Icaro Roma. Pallone perso per un fallo in attacco da parte dell'Elite Roma. Cambio sempre l'Elite Roma, esce la Salomone e rientra la numero 17 Giulio Ballo. Rimessa a parte anche, cambio anche per Rea Venezia, esce la Montanari e rientra la D'Azzurro. Pallone giocato in attacco a Rayer Venezia, raddoppiata la Pastori, palla 2 che preme ancora Rayer Venezia, pallone rimesso in gioco, un po' di difficoltà. La Russa, dopo aver palleggiato, prende un tiro da due punti che però non è andato a buon fine. Tiro da parte dell'Elite Roma con la Toscani e palla che esce a favore dell'Elite Roma. Rimessa dal fondo, tiro da tre da parte Elite Roma con la Giulia Rosso di Nato al canestro, tiro da fuori dall'angolo da parte della Russa con rimbalzo preso da, ok, allora un tentativo di passaggio da parte della Russa, dello Spagnolo, passaggio con anche buon fine, rimessa a favore dell'Elite Roma, sempre cambio Rayer Venezia, esce fuori la Spagnoli e rientra la destra. Tentativo di uno contro uno da parte di La Russa, partenza in palleggio, infrazione di passi da parte della Giulio Bello, pallone per rimessa laterale a favore del Rayer Venezia, continua ad avere un buon margine, sono già passati quasi 4 minuti. Pallone che gira per l'inesterno con fallo fischiato all'Elite Roma e rimessa laterale da parte Rayer Venezia. Retrazione da parte del numero 76, sempre l'avversario che subisce fallo e va in lunetta per due tiri liberi. Primo tiro libero che non va a segno, secondo tiro libero e poi si gioca. Questo è andato a segno, rimessa a parte Elite Roma che cerca di spingere con la
Giulio Bello. Pallone perso, Rai in questo momento sta dominando dentro l'area. Pallone dentro, pallone fuori, ottima azione da parte di Rivera Venezia, il tiro non è andato a buon fine, però è stata un'ottima azione. Si è dato rimbalzo, però la numero 60 è Madeste, commette fallo con pallone che entra in possesso le prove. Minuto di sospensione, punto la situazione. 39 Reier, 26 Elite Roma. L'Elite Roma è già in bonus, 5 minuti e 44 secondi al termine, partita che non è ancora decisa, ma sicuramente la Reier ha un vantaggio gestibile. Vediamo quali sono le soluzioni che le due allenatrici per l'Elite Roma, la Damoli Angela, e per la Reier Venezia, la Borsetto Elena. In mano la squadra romana, e si riparte. Pallone tutto dentro, il tentativo di tiro da parte della Toscani, il tiro è andato a buon fine, rimbalzo da parte Venezia, un tentativo di contropiede però fermato dalla Russo. La rimessa laterale a favore della Venezia, palla in mano alla destra, la lascia la Russa, la quale cerca di gestire il gioco. Pallone dentro alla destra che cerca di liberarsi. Fa valere i centimetri, anche una buona tecnica. Di nuovo la numero 21 di Elite Basket Roma, la Toscani, va in penetrazione e si procura due tiri liberi. Cambia ancora per Reier Venezia. Rientra la numero 29 Rigoni ed esce la numero 69 D'Azilio. Primo tiro libero da parte della Toscana che va a segno. Ancora un tiro libero. Va a segno anche il secondo tiro libero. Venezia che riparte in attacco con pazienza, non ha nessuna fretta. Un tiro da parte di Rigoni, allora lo spazio da un po' di mezzo, fatto un buon tiro, riprende Elite in attacco, questa volta è l'Elite Roma che prova con la Russo per fare come va, che non va. Falle intenzionale, fischiato alla squadra romana.
in lunetta la Pastore, numero 50 Pastori. Segno, primo tiro libero. Minuto chiamato da Basket Roma. Un bel gioco. Fallo tecnico fischiato. Alla panchina dell'Inter Roma. Prende con un tiro libero per il tecnico fischiato a Inter Roma Basket. Sempre lunetta la Pastore, questa volta sbaglia il tiro libero, comunque la rimessa è sempre in mano a Venezia. Palla. Palla dentro, numero 60 a destra. E buon fine, pallone in mano Lit Basket. Passo e tiro da parte del numero 17, Giulio Bello. Pallone che rimane però in lotta rimbalzo, pallone che riesce a rimane sempre in mano alla squadra romana. Tiro da tre punti da parte della Russo, rimbalzo Reyer Venezia. Pallone e contropiede che viene fermato dalla Toscana, rimessa laterale da parte a favore della Reyer Venezia. Tiro da tre punti da parte la numero 59 la Russa, la rimessa con l'It, partita che ormai sembra chiusa, 3 minuti 43-28 punteggio. Vediamo se la pressione da parte della numero 19 Santa Russa, la capitana. E fallo da parte della Reyer Venezia, credo numero 60 a destra, non ho visto bene. Il lunetta la Russo segna il primo tiro libero, sbaglia il secondo, rimbalzo catturato da parte Reyer Venezia, con la Russa che cerca una penetrazione che non va a buon fine. Ancora tiro a media distanza da parte della Toscani, pallone che esce,
cambio da parte di Venezia, esce la Montanari, pallone che in mano a Litbasket Roma, rimessa per la Rossi, cerca di penetrare, passa e tiro, scarica invece, tiro da tre da parte della Giulio Bello, pallone catturato dalla giocatrice La Reyer, penetrazione dalla numero 29 che la Regoni, che subisce fallo e andrà in lunetta per due tiri liberi. Cambio ancora Reyer, entra la Montanari, esce la Ruzza, c'è stato un cambio anche da parte della Elite Roma, è entrata la Micheli. La Regoni al canestro, secondo tiro questo è sbagliato, però rimane, lo prende sempre la Rea con la Versui, pallone perso da parte di Venezia, recuperato invece dalla Giulio Bello, che però ha infrazione di campo e perde il pallone. Rimessa laterale a metà campo da parte della Rai, prima c'è un cambio, esce la Pastori ed entra la Ruzza. Rimessa Reyer Venezia, ultimi due minuti, pallone dentro, sempre a destra, che cerca di liberarsi. Questo tiro. Allora. La destra ha sbagliato il tiro, rimbalzo preso sempre dalla Reyer Venezia e fallo tecnico fischiato alla compagine romana. In lunetta ci va la Rigoni. Segna tiro libero, rimessa sempre a favore Reyer Venezia. Rimessa un po' fallo della numero 19. Russo, la capitana Russo. In lunetta Versuro, segna primo tiro libero. La destra e rientra la Spagnoli. Il punteggio che ormai si è dilatato, sono 20 punti di distacco Roma nel confronto di Reyer Venezia. Manca un minuto e mezzo alla fine dell'incontro. Penetrazione da parte della Toscana che non va a buon fine, rimbalzo da parte della destra che lancia in contropiede. Pallone che viene gestito, tiro da tre. Di parte di Roma, tiro da tre da parte della Toscani che però non va a buon fine. Cambio per quanto riguarda Reyer Venezia, entrano la numero 48 Gestaldi e la Pastori,
ed esce la numero 29 e la numero 57. Allora la numero 29 che è la Rigoni e la numero 57 che è la Montanari. Un minuto 12 alla fine, anzi no, è andata in lunetta Mit Roma con la Torcolini. È rimesso sempre per Mit Roma. Giulio Bello segna ancora due punti, rimessa, raddoppio, tentativo di rubo da parte dell'Elite Roma, Rere che esce bene dal raddoppio, la fallo e manda l'avversuro in lunetta per due tiri liberi. Sbaglia, primo tiro libero, ancora un tiro, sbaglia anche il secondo, rimbalzo da parte di Roma, tentativo di passaggio dentro l'area, pallone però perso da parte di Roma, rimessa a Venezia. Sempre fallo in attacco da parte della capitana Ruffa, fallo di sfondamento, palla in mano del Roma, 40 secondi al termine della partita. Sempre la Toscana in attacco, tentativo di tiro, però palla recuperata dalla numero 48 Gastaldi. Palla da parte della numero 21 Toscani. Ancora cambi. Carrera e Venezia, rientrano la Montanari e la Masarotto. Anche l'Elite Roma ha fatto un cambio. Sbaglia la Pastore, sbaglia il primo tiro libero. Sbaglia anche il secondo tiro libero, però prende rimbalzo con la Massarotto, che subisce. Che subisce fallo e andrà in lunetta per due tiri liberi. 17 secondi alla fine della partita, ormai saldamente in mano a Venezia. Primo tiro sbagliato, secondo tiro libero sbagliato, rimbalzo. Dentro due punti da sotto, ultimi 10 secondi, Roma vuole giocare questo tiro da tre da parte 17 Giulio Bello, la partita che finisce
Basket Roma 32. A parte i primi due quarti dove il punteggio è rimasto non in bilico ma con l'Elite che sotto tra i 6 e gli 8 punti, tra i secondi due quarti hanno visto uscire alla ribalta la Reyer, squadra che fisicamente ha giocatrici importanti, lunghe importanti, questo gioco dentro fuori in qualche maniera ha premiato. Roma non ha la stessa fisicità della Reyer, percentuali di tiro relativamente basse, quindi se non hai possibilità di poter giocare sotto, di poter fare fuori, diventa difficile. Comunque, bella partita e buonasera a tutti.